Ha citato più volte l'Europa. La Grecia è in Europa, anche il Portogallo sono in Europa, anche noi siamo in Europa, ci sono 27 nazioni in Europa. È di pochi giorni fa la notizia che in Grecia alcuni greci quasi affamati hanno quasi assaltato i supermercati, assaltato in maniera non particolarmente violenta perché i commessi regalavano il cibo perché questi non hanno soldi per pagare. Negli stessi giorni gli agricoltori regalavano i prodotti, verdura, frutta, proprio per contestare come dire, le restrizioni europee che li avrebbero costretti a distruggere i loro raccolti per mantenere le quote, tutte quelle cose che sappiamo. Quindi, Europa significa una giungla dove la legge l'ha detta il più grande, o significa unione armonica, si parla di armonizzazione delle normative nazionali, perché non esiste un organo legislativo europeo, giusto? Allora, non è un caso che io abbia detto che ci sono 27 nazioni. Piaccia o non piaccia, utile o non utile, pretestuoso o non pretestuoso, questo fantomatico spread è un rapporto con i titoli di Stato di un paese, giusto? E gli altri 26 cosa ci stanno a fare? Punto di domanda. Ecco, questo a proposito di Europa. Concludo, visto che sono state fatte delle citazioni, poi ne farò anche un'altra. Meyer Rothschild, e non stiamo parlando dell'ultimo imbecille, anzi no, diceva che se vuoi avere in mano una nazione gli devi togliere la sovranità monetaria. I paesi europei che aderiscono all'euro hanno perso la sovranità monetaria e non sono più neanche padroni di loro stessi, giusto? L'Europa ha una moneta, ma le nazioni europee no. Se lei va in India o in Sud America con in mano 10 dollari di qua e 10 euro di qua, l'euro glielo tirano dietro perché pensa che sta prendendo in giro. Perché al di fuori di questo orticello europeo, l'euro non sanno neanche che cos'è. Queste sono delle considerazioni, quindi basate sulla poi un suo commento. Sono andato a curiosare sui vostri profili per sapere chi fossero gli interlocutori e ho letto: guardo al futuro perché è là che passerò il resto della mia vita. Citazione di George Burns sul profilo di un noto social network. Non siamo pagati per fare pubblicità. Se le cose vanno bene, è una cosa che può riguardare anche gli altri due candidati, se le cose vanno bene, il vostro prossimo futuro sarà per 4-5 anni dentro un consiglio regionale, giusto? Cosa avete intenzione di fare per preparare il futuro a voi, a noi che lo dovremmo vivere, alle vostre generazioni? Sì, è trasversale la domanda, ma prendo spunto dalla citazione che ho visto sul suo profilo. Questa domanda sottende un'altra cosa, voi conoscete le competenze del Consiglio regionale, dove può legiferare, dove può intervenire, cosa può fare, perché conoscendo quello che ho a disposizione posso promettere, posso ipotizzare, posso fare, posso preparare il futuro per i prossimi 4-5 anni e magari anche oltre. Altra cosa. Quando in qualsiasi campagna elettorale sembra quasi di notare, di vedere un elenco di cose che non vanno bene. Dall'estrema destra all'estrema sinistra c'è un lamento unico: questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Raramente si sente qualcuno dire questo non va bene perché andrebbe fatto così, oppure io ho intenzione di fare questo e ti dico anche il come. Sento. Infatti,
fare per fermare il declino, io metterei anche come fare per fermare il declino. Ecco, questo è quello che la gente, parliamoci chiaro, queste osservazioni qua io le raccolgo per la strada, quando vado al bar, quando vado al supermercato, parlando con i vicini, quindi la gente si aspetta delle risposte, il come. Adesso io non voglio fare degli esempi nazional popolari su restituisco questo, ti do quell'altro, però insomma la situazione è questa. Grazie Paolo Mariani, partiamo a questo punto da Roberto Salis. Sì, la mia domanda quindi è generica. Allora, sì, le uso tutte. Allora, prima di tutto dissento totalmente sul fatto che non esistano delle compagini politiche che a queste elezioni si presentano con delle soluzioni oltre che l'elenco delle problematiche esistenti. Il programma di Fare è dettagliatissimo nei punti specifici e potete trovarlo su internet e andare a un livello di approfondimento a piacere, nel senso che vi potete fermare a un primo livello in cui comunque ci sono dei documenti di 5-6 pagine che illustrano ben in dettaglio i singoli punti. Si può andare ulteriormente a scavare sul singolo punto e trovare le informazioni che uno necessita con i numeri, e questo è totalmente unico nel panorama elettorale che esiste in Italia, a mio avviso. Io l'altro giorno stavo guardando quando sono entrato, mi sono avvicinato alla politica. Io ho aderito al movimento che all'epoca si chiamava Fermare il declino, perché non era ancora un partito, l'11 novembre del 2012. E ho aderito perché sono stato coinvolto nella commissione energia, io diciamo, mi intendo di quel settore, e questo movimento, oltre a elencare i 10 punti programmatici, ha istituito una serie di commissioni per analizzare nel dettaglio varie problematiche, la giustizia, la sanità, eccetera. E io sono entrato nella commissione energia. Ho trovato tutta una serie di professionisti che avevo conosciuto all'epoca, quando negli anni passati, ho visto il lavoro che stavano facendo e sono intervenuto anche personalmente sul lavoro che è stato fatto. Io ho detto, insomma, se tanto mi dà tanto, se l'energia è affrontata così, potrei quasi dare per scontato che gli altri argomenti sono affrontati nello stesso modo, e la qualità del lavoro svolto è destinata assolutamente a trovare delle soluzioni concrete, analizzando nel merito i singoli argomenti e trovando delle soluzioni concrete. Per quanto riguarda il tema del guardo al futuro, le competenze sul Consiglio regionale, allora io ritengo che qualcuno si possa permettere di costruire una torre d'avorio in cui stabilisce delle regole del gioco per entrare nella gestione della cosa pubblica, in modo tale da proibire a altre persone di interferire nel merito, è una violazione della democrazia. Quindi sicuramente nel mio caso specifico ci sarà una chiara immaturità nelle metodologie pratiche per la gestione della cosa pubblica secondo le regole che sono state stabilite da chi è al potere in questo momento. Però questo è sbagliato, cioè non è corretto complicare la burocrazia a livelli tali per cui il cittadino, la società civile non possa intervenire nella cosa pubblica. Poi sul pratico ci si arrabbata, cioè io a 29 anni sono stato nominato direttore in Inghilterra, c'erano cioè 50 ingegneri inglesi, cioè non mi hanno mangiato loro, difficile che venga bloccato su iniziative pratiche. Però è sbagliato il metodo, cioè non è noi abbiamo dei sistemi assurdi che bloccano la possibilità al nostro paese di svilupparsi. A me è capitato professionalmente più volte di avere delle richieste da parte della casa madre nei gruppi multinazionali in cui ho lavorato, in cui mi chiedevano di far fare a degli studi legali delle valutazioni di
di impatto di determinate operazioni, come per esempio aprire una fabbrica in un determinato posto. E mi dicevano, vogliamo sapere qual è il rischio. In Italia non si sa qual è il rischio, perché non si capisce nulla. No, perché gli studi di impatto li fanno fare agli amici degli amici. No, l'impatto del rischio, cioè sapere sulla base della legislazione in vigore qual è il rischio che questa azienda può correre per portare avanti questa iniziativa. Si sente lo studio A che dice, guarda, il rischio è questo, ma ci potrebbe, non sono sicuro di questi 2 o 3 punti. Quell'altro dice la stessa cosa, però con altri 3 punti. Per cui il ritorno che si dà all'investitore è che non si ha la risposta. E questo ovviamente cosa succede? Che l'investitore dice, allora, in Portogallo è tutto chiaro, vado in Portogallo. Molto semplicemente. Chiudo sulla sanità. Allora, la sanità in Lombardia è un'eccellenza, è considerata in tutto il mondo un punto di riferimento, non tanto in termini assoluti quanto in termini di rapporto esito accessibilità dell'evento, quindi in termini di qualità per costo della prestazione rispetto a quante persone della popolazione è accessibile, l'offerta che c'è in Lombardia è il top probabilmente al mondo. Dopodiché c'è tutto un sistema che sta dietro le spalle, cioè tutta la parte che non è gestione clinica è tutto un argomento che andrebbe totalmente riscritto. Il termine del 65, 35, 34, 30, 66, insomma quello che è, va benissimo, però lo Stato e la Regione, quindi l'organo pubblico, deve fare l'arbitro. E per poter fare l'arbitro non può... Condivido poche cose dette da Berlusconi. Lui una volta disse la frase come far arbitrare il derby a Prisco. Ecco, noi abbiamo questa situazione qui in cui lo Stato fa il Prisco della situazione, cioè non possiamo chiedere una visione imparziale a un organo che è coinvolto direttamente nella gestione e che ha nominato poi tra l'altro degli staff a direzione delle ASL eccetera, che sono nominati non per merito, non per meritocrazia. Io dissento un po' con te Luigi sulla meritocrazia, cioè la meritocrazia comunque è un tema fondamentale e che consente di creare la possibilità di offrire l'ascesa sociale alle persone. Se non c'è la meritocrazia non c'è la possibilità di crescita sociale. Quindi il sistema sanitario deve essere gestito in modo tale che non ci sia la commistione dei poteri politici nella gestione delle cose pratiche. E poi, se volete, possiamo approfondire il tema con tutti gli impatti per i servizi generali, la logistica eccetera, vi possiamo parlare per un paio d'ore se volete. Beh, ci sono veramente tante cose da dire. Grecia e Europa, i PIGS, no? C'erano definiti così, facevano parte degli stati canaglia dell'Europa. I numeri sinceramente sul settore non li conosco, non so esattamente come vengono giocati. Ho la sensazione forte che però qualcosa che mi lascia insoddisfatto ci sia. Ed è quella sensazione che credo ci volesse dare Mariani nella domanda. I numeri intendo dire non li conosco, però dalle dichiarazioni del commissario dell'economia, credo si chiami così, Olli Rehn, che abbia comunque un ruolo di questo tipo, no, dei giorni scorsi, forse anche i numeri che ci hanno fatto passare per buoni, così buoni non erano. E il rigore a cui siamo stati chiamati comincia forse a entrare anche nelle teste dei governanti europei, comunque dei nostri uomini al Parlamento europeo e nelle commissioni, che forse tutto questo rigore sia come, torno al mio settore, come la medicina data, insistita, troppo concentrata, che magari viene fuori di vena e ti ammazza.
Il rigore, per fortuna, ha stabilizzato in una prima fase quello che era un declino, lo spread, queste cose che un anno e mezzo fa ci stavano angosciando. Però adesso l'angoscia è di quelli che non hanno più accesso al credito, hanno il lavoro ma non hanno i soldi dalle banche, le banche i soldi ce li hanno perché è dichiarazione delle banche che hanno liquidità incredibile, e ci credo che hanno liquidità incredibile, ci credo proprio. E noi abbiamo messo lì un fondo, noi poveri italiani, che ci, tra un po' ci rattopperemo i pantaloni, ma abbiamo messo nel fondo salva stati, se non ricordo male, 120 miliardi di euro. Di questi 120 miliardi di euro un bel po' sono tornati, di questi che sono tornati però risulta che la gran parte siano stati messi nelle tasche delle banche, che con quei soldi hanno ricomprato i bot italiani per salvarci dal default. Solo che i soldi li hanno avuti, quei soldi che noi abbiamo dato all'Europa sono tornati alle banche all'1,5% e i bot gli hanno dato un rendimento al 5%. Adesso io sto semplificando, ma non credo di sbagliarmi molto. Allora, quello che mi angoscia veramente, ma io non so, perché non sono un esperto di manovra finanziaria, qualcuno ha cercato di farmi capire che non c'era altro strumento, no, che questo giro sull'Europa per tornare in Italia. Però che qualcuno ci abbia guadagnato il 3,5%, questo sì, mi dà un po' fastidio. In un momento in cui, se io sento la gente, quando adesso oggi stai lì a dare i santini, chaparat, scusate l'inciso, questo bellissimo termine che ho preso in Brianza, il chaparat, come se fosse un trappolino, trappolino per accalappiare, per catturare il voto. Allora, scusate l'inciso, però questa cosa dell'Europa che forse ha bisogno di risentirsi un attimo i suoi valori profondi, perché non è possibile che sia solo parametro economico l'Europa, perché di parametro economico al momento attuale a me sembra che non si stia dando grande prova di unità d'Europa, non mi sembra. E credo che questi dubbi del commissario Olli Rehn stiano a significare forse questo, e cioè forse tentare di allentare un attimo, perché poi nel locale, nel nostro locale, nel nostro territorio, in Lombardia, stiamo parlando della Lombardia, che comunque rimane come prodotto PIL ancora la chiamiamo la locomotiva dell'Italia, col nord, sì, per forza, volenti o nolenti, è così. Ma anche da noi c'è fatica, c'è grande affaticamento, ci sono imprese che chiudono, accesso al credito negato e tutto quanto. Allora, l'Europa, come dice il futuro presidente della regione Roberto Maroni, perché l'hai detto così? Se no cosa sarei qua a fare io? A fare la frase dei trafattoni che conoscerai. Quello dell'osso nel sacco di gatto. Vabbè, ma i veri sogni vanno sostenuti perché si ha la certezza che si realizzino, perché sennò lasciamoli agli altri. Allora, l'Europa deve recuperarsi. Il mio sogno, di mia competenza, e io so di avere una discreta competenza in campo sanitario, avrei altre cose da dire. All'inciso al Paganelli, se Paganelli avesse una clientela di 10 milioni di abitanti, ma gli dicessero guarda che ce n'è un altro milione di abitanti che potrebbe essere il tuo cliente, credo che anche il Paganelli direbbe ma però interessante. Ed è quello che avviene nella sanità lombarda, interessante. Ma voglio ricordare a tutti, ma lo sappiamo tutti, la sanità lombarda che nasce tanti secoli fa, la Cagranda di Milano nasce con gli Sforza e Biancamaria, allora nasce lì, no? Ma già all'epoca attirava gente dal resto del mondo, che le regioni erano i popoli confinanti, come a Bologna. Guardate che se leggiamo la storia, la sanità del mondo italiano è quella delle regioni che attualmente sono ancora il traino sanitario. La regione Lombardia, la regione Veneto, la regione Emilia-Romagna, la Toscana, che è un po' in difficoltà. Il loro logo mi dice che mi tagliano la cravatta che non ho. Comunque, il mio futuro è poter dare un contributo a questa sanità. I had a dream, but I have a dream. Cioè, per me l'Europa è tuttora un sogno. Ieri
quando siamo stati con Mario Mauro a parlare con un po' di ragazzi di questa provincia, una delle cose che mi è sembrato di dover ricordare è una cosa che è un oggettino che non ricorda più nessuno, il famigerato o famoso Trattato di Milano, se lo ricordo, 1980, credo 7 o 8, una cosa di quel genere lì. Fu il primo passo per l'Unione verso l'unificazione, diciamo, amministrativa d'Europa. Io resto fermamente dell'opinione che non puoi continuare a guardare le differenze che ti disuniscono e devi guardare alle differenze che ti uniscono, cioè a quelle situazioni di ciascuno di noi in Europa che, lungi da essere vere differenze, sono caratteri comuni. Noi siamo bravissimi a spezzettare il cappellino in quattro, poi dopo facciamo fatica a vedere quando è che siamo insieme e che siamo un pezzo della stessa natura. Gli indiani sono un miliardo di persone a crescere, i cinesi sono 1,5 miliardi a crescere. Se li guardiamo da qua ci sembrano tutti con gli occhi a mandorla strani, quegli altri ci sembrano tutti marroni con gli occhi grandi, poi sono lungo strani, sono come noi, sono più o meno dello stesso tipo di etnia, però ci sembrano sempre uguali, non lo sono assolutamente, hanno differenze tra di loro che sono anche più devastanti delle nostre, solo che noi, che siamo bravi a farci le guerre, siamo stati bravissimi a farcele per circa 1500 anni, da quando i romani hanno dimenticato come si faceva a governare un impero. Allora, non voglio tornare indietro a parlare di quello, ma dico, l'Europa ha un difettino. L'Europa è il nostro futuro, è stato, è il nostro presente ed è il nostro futuro, perché è l'unico posto dove un paese di 60 milioni di abitanti può trovare le dinamiche per competere con un pianeta di 7 miliardi di abitanti. Allora, come si fa a far diventare questo luogo, che è il luogo del futuro dei nostri figli, perché... Come io pensavo all'Europa come una cosa strana dove vivere, e ho imparato a parlare le loro lingue, ho imparato a vivere con loro, loro i francesi, loro i tedeschi, loro gli olandesi, loro gli svedesi. Alla stessa maniera oggi i miei figli devono imparare a confrontarsi prima con questi qui e poi però anche con gli indiani, con i cinesi, eccetera, un lavoro un po' più faticoso quello che le nuove generazioni devono affrontare, ma è il loro mondo e noi dobbiamo fare quanto è possibile per risolvergli il problema. Allora l'Europa, a me non interessa chi è stato canaglia e chi non è stato canaglia, perché poi il problema è che tutti sanno che se siamo mezzo milione rispetto a 7 miliardi, 4 sfigati, l'8% della popolazione, se noi siamo capaci di stare insieme, se noi scopriamo come si fa lì dentro, qui dentro, noi abbiamo lo spazio per competere con il resto del mondo, perché allora avremo anche uno spazio politico dove affermare determinate regole che sono le nostre regole, perché io non posso competere con la Cina. Facciamo un esempio stupido: la Francia ha l'80% dell'energia che viene dall'energia nucleare, noi in Italia l'energia nucleare non la vogliamo. Grande stupidaggine, ma questo è un aspetto di cui discuteremo sotto altri profili in un'altra occasione. Ma io devo pensare alla Cina, che fa energia nucleare magari con centrali che non c'entrano niente con quelle francesi, perché quelle francesi sono sotto controllo, quelle cinesi come le hanno fatte? E questo vale anche per il chimico, cioè io oggi importo manufatti chimici, oggi ho fatto una cosina di cui magari parleremo dopo, che c'entra un pochino con quello che è lo schifo della chimica in questo paese, ma la chimica in questo paese non è uno schifo, è un mondo industriale dove si produce tendenzialmente in sicurezza. Ma là in fondo no, il sottosuolo di là in fondo no. Allora, se io voglio andare a spiegargli a quei signori là che uno, non mi possono vendere un centesimo ciò che a me costa 10 centesimi per produrlo, per la banale ragione che io metto gli stabilimenti in sicurezza e che il giorno dopo che hanno finito di produrre stabilisco che devono essere fatte le bonifiche perché questo è il mio pianeta e vorrei lasciarlo pulito ai miei figli, quelli là chi glielo va a dire? Uno scazzipulo, come si chiamano in Calabria, i pisci piccoli, Da 60 milioni di abitanti, allora quando ce ne serve uno da almeno 600-700 milioni di abitanti, che è l'Europa. Allora, il vero problema dell'Europa è che non c'è abbastanza liberalismo in Europa, perché tanto per cambiare in Europa cosa è stato portato? È stato portato
il principio del raccogli e redistribuisci, che è quello che funziona anche per la Lega, che è quello che funziona anche per il PDL, che ovviamente è quello che funziona per il PD oggi assente, ma è un problema suo che non c'è, non è mio. Cioè, questi sono gente che raccoglie e redistribuisce. Allora, a me non interessa che redistribuisci, evita di raccogliere, per favore. Tu mi devi dare un servizio, tu amministrazione mi devi dare un servizio, io sono parte di quel servizio, io se chiedo di andare in regione voglio essere parte di quelli che fanno la raccolta, ma la riduciamo. E l'Europa invece sta facendo lo stesso lavoro in macro che noi facciamo in micro, noi Italia, noi Lombardia. Questo è il passaggio logico che deve passare. Una rispostina al volo, perché sennò poi ci perdiamo, però questa era la parte sogno che mi è stata chiesto in anticipo. Cosa fa un regionale? Beh, io mi accontento di due competenze, comincio da quelle due lì perché ci sarebbe da parlarne per una vita. La formazione e la fiscalità regionale. La fiscalità regionale è un problema che tocca IRAP e addizionali IRPEF. E io dico che è ora che la regione moduli, invece di raccogliere e poi redistribuire, moduli la raccolta in funzione del fatto che a qualcuno sia dato di spendere meno di tasse, cioè di dare meno tasse, per avere lo spazio di manovra in casa sua, per essere lui virtuoso. Questo sarebbe anche un principio, come dire, virtuoso della tassazione, per esempio. Quindi, primo, la regione Lombardia ha una competenza fiscale importante. Due, formazione. La regione Lombardia ha enormi competenze dal punto di vista della formazione, soprattutto professionale, ed è tempo che intervenga, perché il futuro dei nostri figli, dei nostri giovani, nasce proprio nel meccanismo virtuoso del generare scuole, strutture che consentano a un giovane non di fare, come mi diceva stamattina uno che ho incontrato, un amico che mi dice: sai, mia figlia ha fatto la, come si chiama quelli che fanno i parrucchieri, l'estetista, e non trova lavoro. E io dicevo: per forza, perché se tu fai le scuole per metterci 7.000 estetisti in Brianza, io non credo che ci siano spazio per 7.000 estetisti, però ci sono i falegnami che non trovano i falegnami, cioè i mobilieri che non trovano i falegnami, ci sono gli idraulici che non trovano gli idraulici. Ma perché le scuole di formazione professionale sono finite in questo modo? Perché la regione Lombardia non è stata gestita in termini di valutazione seria delle finalità civili di organizzazione del territorio che servivano per consentire a questo paese di competere sia al suo interno che verso l'esterno. Io mi fermo qua perché sennò vado lungo, però ce ne sarebbero tante di cose, veramente tante di cose da dire rispetto a quello che può fare la regione. Io dico una cosa sola, perché è stato chiesto: un consigliere regionale guadagna 7.500 euro al mese e oggi ha un rimborso spese di 110.000 euro anno pro capite. Allora io dico: ciascun consigliere regionale, visto che mi si chiede cosa faccio io in 5 anni se vado là, io dico che i miei 7.500 euro devono servire, uno, per non distruggere il mio studio, quindi devo avere modo di sostenere la mia professionalità, altrimenti sono in vendita come tutti gli altri politici dopo, e io non voglio finire così. Due, bisogna organizzare una presenza civile sul territorio. 110.000 euro sono una cifra allucinante, va sicuramente, io ho scritto dimezzata, ma probabilmente si può anche fare di meglio, ma l'importante è che siano utilizzati per fare servizio civile per la gente sul territorio.